Prima di vedere come funziona il circuito full adder, esamineremo brevemente che cosa significa fare la somma di due bit. Nel caso specifico, i due bit sono A e B. Tralasciamo in questo momento C. Quindi, se consideriamo A e B, i casi sono entrambi 0, quindi 0 più 0 A più B fa senz'altro 0. Ricordiamoci, stiamo facendo una somma binaria. Se A è uguale ad 1, succederà che A più B dovrà essere uguale anch'esso ad 1. Idem al contrario, se dovesse essere B uguale 1 e A uguale 0, la somma A più B fa 1. Nel caso in cui entrambi i bit A e B dovessero essere uguali ad 1, la somma farà 0 col riporto di 1. Ed in effetti 1 più 1, 1 più 1 fa 2 in binario 1, 0. Benissimo. Adesso andiamo a guardare un attimo il C. Che cosa significa C? In inglese C sta per carry, cioè riporto. Ed in effetti il discorso è questo: se noi dobbiamo costruire un dispositivo che fa la somma di due numeri, dobbiamo anche considerare la possibilità che a questa somma venga un riporto da una somma precedente. E quindi di fatto un sommatore intero dovrà avere tre ingressi anche se dobbiamo sommare solamente due numeri. Quindi dobbiamo prevedere in questo caso il fatto che C possa avere il valore 0 o il valore 1. Se c'è il valore 0 nulla cambia rispetto a quanto abbiamo già detto. Se dovesse avere il valore 1, beh, significa che stiamo facendo 1 più 1 più 1 che fa 3. E quindi il risultato in binario è 1, 1. Quindi il circuito elettronico che andremo a realizzare e che deve funzionare come full adder dovrà avere questo comportamento che abbiamo appena visto. Ed ecco il circuito qui è realizzato. Metterò nel testo il link dove potete andare direttamente, che potete usare per aprire direttamente questo circuito. E vediamo come funziona. In questo momento abbiamo A, B, C, tutte e tre questi bit sono uguali a 0. Adesso vedremo le uscite. Un'uscita è la somma, l'altra è il riporto. Quindi supponiamo di voler fare 1 più 0, A uguale 1, B uguale 0. Ecco, vediamo che qui subito la somma fa 1 e il riporto fa 0. Analogo al caso in cui B sia uguale ad 1 ed A uguale a 0, abbiamo 1 come somma, 0 come riporto. Se entrambi i bit A e B sono uguali a 1, chiaramente la somma è 0 e il riporto fa 1. Come abbiamo visto già nel caso precedente, dobbiamo prevedere la possibilità di un riporto, quindi se C è 1, chiaramente la somma fa 1. Se tutti e tre i bit sono ad 1, come avevamo già visto poco fa, sia la somma che il riporto devono essere uguali ad 1.